Ci troviamo con Pasquale Padalini, che si è gentilmente messo a disposizione per rispondere a qualche domanda di Foggiolandia.it. Buonasera, mister. Buonasera. Che effetto fa ricoprire il ruolo importante di allenatore della squadra della propria città? Una grande emozione innanzitutto e poi, come diceva lei, una grande responsabilità che cercherò di portare a termine nel migliore dei modi. Quali sono i punti di forza e quali i punti da rinforzare di questo gruppo? I punti di forza può essere la voglia di emergere in una società che è partita tra mille difficoltà. Poi per il resto credo che ci voglia ancora un po' di tempo per non dare dei giudizi definitivi. Quali le sembrano i giocatori che potrebbero rappresentare i punti di forza di questo gruppo? Sicuramente chi ha più esperienza rispetto a chi non ha mai giocato in certi campionati. Ha avuto l'impressione, anche se in fondo è passato poco tempo, che il gruppo si stia ben amalgamando? Sicuramente sì, la prima settimana di lavoro ha dato segnali positivi sotto questo aspetto. Chiaramente l'importante poi è mantenere e proseguire anche durante tutto l'anno. Cosa chiede ai giocatori in vista del campionato? Quello che chiede, che tutti gli allenatori possono chiedere ai propri giocatori, cioè di fare una vita da atleti, di essere professionisti, anche se siamo in una categoria di dilettantistica, perché questa è la mentalità che fino ad oggi ho condiviso, e quindi chiederò solamente questo, una crescita graduale, non aspettando tanto tempo perché non ce l'abbiamo, e soprattutto di essere degli atleti. E cosa si sente di chiedere ai tifosi? Penso che personalmente ho ricevuto molto da questi tifosi, da questa piazza. Non gli devo chiedere niente, lo fanno per passione. Credo che già sappiano da soli cosa fare. Ringraziamo il mister Padalino per il tempo che ci ha concesso. Grazie a voi.